Salve ragazzi, qui è del 38 e siamo su Jurassic, abitudine, Jurassic World Evolution e siamo sul DLC di Jurassic Park, Return of Jurassic Park. Allora, questo è tutto il parco che ho fatto, che ho dedicato e ho sistemato tutto cosce. Ho messo pure lo spinosauro, ho messo tanta roba, c'è tanta roba da dire, c'è stato veramente un update da spaventoso. Di cui puoi mettere anche questo. Ah, no, non è un bagno per i turisti, perché i visitatori, per nostra fortuna, hanno i propri bagni loro. Hanno sistemato molte cose, come ad esempio skin di dinosauri, aspetta, specie di dinosauri differenti. La differenza tra Jurassic Park e Jurassic World, queste sono le skin originali, questi sono i veri triceratopi presi dai modelli di Jurassic Park, cioè hanno usato a quanto pare gli animatronic originali del cinema, dei personaggi, come posso dire, dei film, ok? Della vecchia trilogia. Infatti sono stati settati, risistemati, veramente un sacco di cose. E com'è bello quando tu cominci e ti esce questo. Ti esce questo. Noi ora potremmo fare una cosa molto bella. Potremmo fare il tour direttamente con loro. Che ne dite? E seguiamo tutto il percorso del tour fino ad arrivare alle gabbie. Perché tutto il tour, vedete, percorso, fa tutto sto percorso. Esce all'esterno, poi fa tutto il giro, abbiamo sì la gabbia per uccelli, fa tutto un percorso, torna indietro, poi entra qua, ci sta il la gabbia dei, eccolo qua, dei Compsognathus, però i Compsognathus sono talmente piccoli che dovremmo vederli con questa visuale qua ferma, prospettiva ferma. Questa è la modalità camera dedicata a Jurassic Park, Jurassic World, quindi non sto usando Nvidia per il momento. Poi questo è tutto il safari, quindi all'esterno. C'è il ceratosauro lì da qualche parte. Qua ci sono i Velociraptor. Ci sono i Velociraptor con le loro skin. E non solo. DLC dedicato anche alle skin della squadra Raptor, sì ragazzi. Però voglio alternare, farvi vedere le differenze dei Raptor, delle loro skin, perché variano da film. Questa è la femmina di Jurassic Park 3, questo è il maschio di Jurassic Park 2, e in fondo a tutto, per tutti quanti, oddio, volevamo anche la vecchia trilogia, ecco la skin di Jurassic Park 1, l'originale, e sono tutte e tre diverse fra di loro, è 4, poi c'è blu, che rappresenta Jurassic World. Poi faremo i confronti estetici, ma mancherebbe uno, mancherebbe uno, mancherebbe uno. Dov'è l'altro? Parte che qua c'è la gabbia bellissima di Jurassic Park, il recinto dei Raptor viene chiamata. Mancherebbe una skin, raga, mancherebbe uno. Raga, no, manca uno. Dov'è? Non fate scherzi, raga, non fate scherzi. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Sì, ragazzi, Jurassic Park 3 con le piume. Più che giusto. Evoluzione. Qua abbiamo i brachiosauri, i stegosauri. Uno dirà, e allora ci sta la differenza tra la Jurassic World e Jurassic Park, ragazzi. Si vede anche esteticamente così. Jurassic World e Jurassic Park, mamma mia. Gli ho messo pure la skin estetica del verde di quello di Jurassic World, ma è imparagonabile con la versione di Jurassic Park. No, vabbè, sono tutte altre cose. Mamma mia, qua ora esamineremo con calma tutto e abbiamo pure Pterodont, però questo sarà un video molto lunghetto, già ve lo dico, perché noi seguiremo il tour, quindi il tour è molto lungo, duricchia, cioè solo il tour duricchia. Quindi mangio alle ciance, non mi mandate messaggi, ma voglio solo farvi un'ultima cosa perché ero qui, eccolo qua, sono loro. Modalità cattura. Questi sono i brachiosauri, questo è di Jurassic Park, Jurassic World.
Questo è di Jurassic Park. Un altro di Jurassic Park e poi Jurassic Park 3. Hanno messo tutte le skin e poi cambia pure il mento. Madonna, ragazzi, vede. Oh, hanno personalizzato tutto. E ovviamente voi non mi dite, cioè tu hai messo tutti questi? E ovviamente avrai messo qualcosa che ci potrebbe interessare. Sì, la differenza estetica tra quello là di Jurassic Park, questo invece di Jurassic World, lo riconoscete perché non ha le bozze qua sopra e le corna sono più piccole e più basse rispetto alla versione del film. Sì, ragazzi, cambia esteticamente anche dal muso. No, vabbè, hanno fatto tutto. Poi Tiracosauri, uno mi dirà, ma non avevo niente di differenza. No, ragazzi, io ho voluto mettere tutti i dinosauri che richiamano Jurassic Park Evo, Jurassic Park Operation Genesis, perché tutti i dinosauri che vedrete ora qui saranno tutti coloro che venivano usati in Jurassic Park Operation Genesis. Qua c'è se lo trovo mi farebbe un grande favore. Vabbè, quello appena mo' ho liberato un para, eccolo qua, guardatelo, il para. È stato riaggiornato più che altro non esteticamente, ma più di colore e dettagli il para, perché giustamente c'è la differenza tra Jurassic World e Jurassic Park. Beh, cosa che non è che la trovo tutta sta differenza, però dettagli bus. Qua c'è il ceratosauro da qualche parte, mi farebbe un grande favore se lo sgamo. Sì, perché comunque l'ho messo da qualche parte qui nascosto. Sto infame. Sì, intanto vedete come fanno il tour i veicoli. Mo lo faremo anche noi, tranquillo. Ah, ecco là il ceratosauro. Vedete com'è bello, perché loro girano e vedono pure il ceratosauro, guardatelo, guarda. Che poi ovviamente non l'hanno modificato perché comunque era molto fedele alla versione del film. Anzi, hanno fatto il ceratosauro proprio perché giustamente lo fanno vedere poche volte in Jurassic Park, anzi è soltanto un momento nel film. Bene, mo facciamo il tour, tranquilli che mo ci arriviamo. Hanno modificato anche il Dilophosaurus, l'hanno rimigliorato esteticamente, mo ci arriviamo, ma prima vi devo far vedere l'anchilosauro di Jurassic Park 3. Mamma mia che skin, raga, troppo bello. Ma quando ho visto sta cosa sono morto. Era la mia skin preferita. E hanno fatto bene a metterla. Ci dovrebbe stare l'altro anchilosauro, è da qualche parte. E poi qua c'è la gabbia, divisa in due, ovviamente perché è troppo un casino, dei T-Rex. Ovviamente potevo fare una cosa, ma non l'ho fatto. Dovevo mettere uno che era di Jurassic World e un altro di Jurassic Park. Però per il momento stavo guardando le skin e questo è di Jurassic Park, preso dalla versione originale. Mamma mia. Appena mo sta uscendo la gabbia, guardate, hanno aggiornato pure l'uscita della gabbia della capra. E qua ci sta la skin di Jurassic Park 2, maschio e femmina. Sì, hanno messo le skin di maschio e femmina. Uno mi dirà, ah, ma non c'è differenza tra Jurassic Park e Jurassic World. No, in realtà hanno confermato che c'è una grande differenza estetica tra loro due, soprattutto di muso e di occhi, perché gli occhi, la pupilla è più piccola, la pupilla, poi l'occhio del tirannosauro di Jurassic Park è più piccolo rispetto al 2, cioè Jurassic World. Stessa cosa, il muso è più allungato, mentre in Jurassic World Evolution è più picco, più schiacciato. Ed ecco il Dilophosaurus, l'hanno riaggiornato esteticamente, l'hanno ingrossato qua, vedete? Hanno rimigliorato un po' l'aspetto, l'hanno giustamente un poco accurato, ma non esageriamo. Sarebbe stato bello, molti mi diranno perché ci sta un bagno qua. L'hanno messo come posso dire, come aggiuntiva extra, come posso dire, l'hanno messo come bellezza, ok? Ed è figo perché
se aggiorneranno più avanti il gioco sarà uno spettacolo proprio, come posso dire, è un'aggiunta anche nei recinti, in realtà è all'esterno e non solo, si può mettere i cartelli, mamma mia, hanno fatto di tutto. Qua ci sono i piccoletti, mo vediamo se ne scambiamo qualcuno. Non è facile. Guardate come devo camminare per trovarlo. Per sgamarli si dovrebbe vedere mentre mangiano, perché se no qua non lo trovi, non li troverai mai effettivamente. Ne so 5. Dimmi che qualcuno stava mangiando. No, nessuno stava mangiando. Oh, eccolo, eccolo, che culo, eccolo. Raga, eccolo. È una sputata, è una sputata, ma è bellissimo. Questi qua ci hanno detto di mettere sto recinto, ragazzi. È un recinto per loro, dedicato, perché se no, vedete, hanno fatto un recinto che così non passano e non attraversano. In pratica posso scappare non da uno che rompe la rete, diciamo, il cancello o la gabbia. No, entrano da qua direttamente e escono da qua se non ci sta e attaccano le persone. Quindi ci sarebbero molte animazioni. Bello, bello. Ah, giusto, vi devo far vedere anche questo. Mamma mia, hanno aggiornato tutto. È bellissimo. Ive poi ovviamente. Ovviamente. Mamma mia, le lacrime, mi sono venuti i brividi quando ho visto tutte queste cose, tutte queste cose. Vedete, tutto accurato, dettagliato. La gente, sapete come arriva? Indovinate un po'? Arriva da qua. Arriva da qui. Arriva l'elicottero da lontano, parcheggia, fa entrare le persone. Qua la gente si siede pure, però qua non c'è nessuno adesso. Per un semplice motivo, perché non ci sono? Perché l'elicottero non è arrivato. Quindi lo so come in attesa per entrare. No, è un DLC da far paura. Poi lì dentro ci sono i Pterodon. Ma essendo una persona molto bastarda, cioè non esageriamo, però sono bastardino, noi partiamo a vedere Jurassic Park con la mostra principale, il tour, quindi torniamo qui. Siete qua? Perfetto. E guardiamo il percorso. Bene, lascerò soltanto andare il programma, cioè il programma, il tour. Siamo in buona compagnia? Sì, una bella ragazza. Ok, l'elicottero se ne va. Vedete, ci sono un sacco di veicoli. È bellissimo che tu vedi tutto muoversi. Ecco gli ospiti, vedete gli ospiti che stanno arrivando. Io ve l'ho detto, guarda com'è bello che arriva. Qua ci vuole la musichetta. Oddio, si è teletrasportato, qualcosa è scomparso. Bene, allora, perché mi piace questo DLC? Per tre motivi. Uno, questo DLC ha portato praticamente un aggiornamento molto interessante a Jurassic World, di cui questo video durerà molto, quindi se lo volete vedere bene perché è uno special. Dopo tanto tempo che non gioco a Jurassic Park, ci sta, Jurassic World, anzi. Allora, questo DLC parte e richiama la vecchia trilogia, e questo è indiscutibile. Però, che cosa c'è di bello oltre a questo? Ta ta ta. Il fatto che hanno richiamato moltissimo Jurassic Park Operation Genesis. E non è una questione del tour, vabbè, la stessa cosa con i casi, sì, però con questo aggiornamento il tour si può partire non per forza e necessariamente collegandoli in un recinto, ma anche all'esterno. Ed è stata una bella genialata perché dimostrerebbe, e questa è una figata, che tu puoi fare il tour dall'interno all'esterno del parco. Vedete qua dove descrive tutto, descrive ogni volta dove tu passi vicino ai carnivori. Vabbè, ovviamente come era anche con il tour classico, uno direbbe vabbè, e che fa? No, invece è tutta un'altra cosa con questo. Oltretutto stiamo per entrare in Jurassic.
Park, cioè con questo qua intro noi stiamo entrando nel cancello principale, ragazzi. Sì, il bagno dedicato. Mamma mia, entriamo e la prima cosa che vedremo sarà proprio il T-Rex, ragazzi. Mamma mia. Posso mettere anche il coso, scatta una foto, vedete, siamo in due qua. Beh, aspetta. C'è un problema. Ok, meglio così. Allora, mi è piaciuto molto perché riporta molta dinamica di Jurassic Park Operation Genesis, come doveva essere. Fare il tour, sistemare i predatori in un certo modo. Cioè, mo si è iniziato a, diciamo, a gestire molto meglio il parco rispetto a prima, al di là l'uso del bagno e compagnia bella, però adesso la questione è molto diversa. Attenzione però, hanno fatto un aggiornamento molto interessante dove, e sottolineo il termine dove, i predatori, come anche i dinosauri cornuti, Tank o comunque quelli là con coda a clave, quindi anchilosauro, stegosauro, triceratopo e ovviamente carnivori, possono sfondarti la macchina. Sia la Jeep, ecco altri turisti che arrivano. Modalità foto perché troppo bello vedere sta cosa, ragazzi, troppo bello. Anzi, sapete che io rimango con questa prospettiva qui, è molto più figo. Perché così ho tutti i lati, praticamente, molto meglio. Ecco, decisamente. Qua abbiamo il ceratosauro e dall'altra parte erbivori. Ovviamente mi sono un po' allontanato perché dovevo fare un percorso lineare molto ravvicinato o lontano. Gli erbivori sono meno un problema, quindi mi sono concentrato a mostrare più facilmente i carnivori. Che hai da guardare? Sparisci. Guardi troppo. Togliamo la versione modalità foto adesso, ecco. La cosa bella è che è stato difficile, lo ammetto, il DLC non è stato un po' una passeggiata per me, però ha rotto un poco, certe missioni sono state un po' impegnative, però è uscito uno spettacolo, veramente mi è uscita una versione Jurassic Park classica, mamma mia. Certo, mo uno direbbe, ah, però sarebbe bello anche il coso che la monorotaia. Sì, la monorotaia vi facilita troppo, invece qua vi ha complicato un po', però vi ha buttato la fantasia. Perché si deve saper gestire un po' di fantasia. Ecco qua il triceratopo, bello e buono. Minaccia dinosauri. Ah, ah, ah. Ah, vabbè, quando dice minaccia dinosauri è perché possono aver attaccato un veicolo, però niente di grave, se non l'ha distrutto. Ah, noi siamo anche un safari tecnicamente, ho messo pure un safari. Dai, sì? Sì? Pronto? Ok, va benissimo. Ciao. Va bene, dicevo, là i brachiosauri. Ecco il ceratosauro, guardatelo, guardatelo, guardate come corre scappando. Figo. Qua noi siamo anche un safari, perché tecnicamente io ho lasciato liberi, per mia fortuna, senza problemi. Ancora non se ne è andato qualcosa, io ho un po' paura. Mi sto preoccupando, mi sto preoccupando. Ho un po' paura il fatto che non se ne va quell'insegna, ho seriamente paura. Ho seriamente paura, speriamo che non è successo niente di grave. Dicevamo, ho molta paura effettivamente della cosa. Ah, ok, è scomparso, ok, tutto a posto, meno male, perché se no mi poteva uscire un allarme peggiore. Raga, mi devo preoccupare. Sì, perché sta uscendo l'allarme, minaccia cosa, e ho molta paura. Speriamo niente di grave, anche se
Forse ho fatto una cazzata a aver messo gli stegosauri. Secondo me il problema sono gli stegosauri. Sperando che non sono i raptor. Ah, fra poco ci arriveremo, tranquilli. Tanto siamo sì, al sicuro siamo al sicuro. Dovremmo essere al sicuro. E vedremo, staremo a vedere. Ah, big money, grazie. Dicevo, qua ci sono anche gli erbivori. Quindi è una sottospecie da una parte, predatori in gabbie, dall'altro erbivori che non nuociono a nessuno tecnicamente, sottolineo tecnicamente, e possiamo vederli diciamo nel loro habitat. Eccoli qua, i Parasaurofus. Oddio, l'ho detto bene, miracolo! Mi faccio l'applauso da solo perché ci sono riuscito, non è facile. Guarda come mi guardano, perché giustamente vedono sto coso che cammina. Molti domanderanno perché dovrebbe camminare molto piano piano ma è la mia impressione o è danneggiato il veicolo? No, non è danneggiato. Oh sì, è danneggiato. No, che è successo? Sì, allora. Ah, è danneggiato. Ma chi è questo qui che sta rompendo le scatole? Aspetta, che ci fai tu qui? Fermati, che è successo? Com'è? Che ci fa lui qui? Fermi, raga, che ci fa lui là? Ah, è vero! È vero, verissimo, me l'ho scordato di sta cosa, chiudiamolo. È vero! I dinosauri possono arrivare qua, vero? Me l'ho scordato di sta cosa, ecco perché vedevo. Madonna, e ditemelo! Mi avete fatto perdere un po' di tour. Vabbè, non fa niente, eccoci qua, possiamo ritornare tranquillamente. Dicevo io, mi stavo un po' sorprendendo della cosa. Mi sono scordato che c'era una parte. Vabbè, niente. Vabbè, dicevamo, tornando a noi. Che poi ancora non ho capito perché ha la botta lui, ancora non l'ho capito. Forse perché ha usato dei veicoli che sono stati danneggiati. Non bada a spese. Bene, siamo entrati di nuovo nel parco. E qua ci sono i Compsognathus, che ha voglia di vedere i Compsognathus qua, cioè, sai, ciao. Io ho voluto mettere tutta l'erba alta perché comunque non si faranno sgamare, si vedranno solo quando mangiano. Comunque, siamo rientrati dentro. La cosa bella di questa cosa, qui, è che dall'altra parte si vedrà gli altri che stanno facendo il tour. Quindi è bellissimo sta cosa. No, è fantastico. No, ho sbagliato tasto. Ma perché sei così sotto sotto a quello? Scusami. Vabbè. Fai il tour, ovvio. Allora, tasto sbagliato, scusatemi. Allora. Là entreranno. Si entra, escono G Parraffica. Qua ci sono i Compsognathus. E mo dovremmo vedere i nuovi veicoli che sono partiti per il nuovo tour. E per questo ho voluto fare tutto sto percorso. Così. Chi sta nella Jeep o chi sta appunto qui, a parte che vuol dire già tutto un giorno è passato, minchia. Mizzica, scusatemi per la parola. Fra poco arriverà notte. Faccio tutto un bel tour e vediamo praticamente sia le macchine dall'altra parte del nuovo tour. Eccoli là, vedete, vedete, vedete che bello. Più la gente che passa, che cammina. Bello, davvero. Mi piace troppo sta dinamica. È migliorato moltissimo. E dovremmo vedere a breve un altro elicottero in arrivo. Ah, è iniziato pure a piovere. Rassicurante.
Mo dovrebbe, sarebbe figo vedere l'elicottero e basta. Oh, sono abituato a usare il tasto, scusatemi. No, ho sbagliato. Ecco, ora mi trovo meglio. No. Ah sì, è lo stesso. Ok. Ah, oddio, fa tutto un percorso che non ci avevo fatto caso, lol. Dicevamo. Vediamo se arriva l'elicottero dall'alto. No. Ho sbagliato persona, ecco. Sì, perché mi è simpatica lei. Niente elicottero in arrivo? Niente, niente di niente. Fra poco vedremo pure le attivazioni delle luci. Sì, perché ci hanno dato la possibilità di aggiungere anche le luci. Niente elicottero, per caso, sarebbe stato bello che passava da sopra. Vedete le persone là sedute? Ecco. Là andremo anche con i pterodonti, tranquilli che vedremo anche i pterodonti. Però prima ci faccio tutto il tour. Se no dov'è il divertimento? Comunque ci sta la possibilità di fare anche la visuale notturna, però non l'ho ancora sbloccata. Peccato sì, con gli occhiali famosi. Bellissimo. Il tour. Madonna però che fuori. Che bello, eh! È uno spettacolo. Mamma mia. Comunque. Comprate il DLC assolutamente perché è troppo bello. Ecco il para di nuovo. Hanno messo le skin colorate tra per maschi e femmine. È una cosa bella, onestamente, quello che hanno fatto. Quindi vuol dire che c'è la questione di sessi. Ed è pure bello il fatto che. Madonna, non ti avevo visto. In tutto ciò là in fondo, non so se si è visto, ma ci sono gli altri veicoli. Vedete com'è bello. No, mi piace troppo. Guarda, ha tutto un altro effetto vedere Jurassic Park. Sì, qua ti sta spiegando la coscia. Il bello del DLC è che ti riporta di nuovo nel vecchio Jurassic Park, abbandonato ovviamente. Quindi che succede? Che in Jurassic World è stato migliorato. Tempesta in arrivo. Zitti, zitti, zitti. No, 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 devo. Soccorri, come si chiama te? Per forza, raga, no. Meno male che te lo dice. Dove siete? Ok, ecco. Non vi vedevo più. Ecco. Sì, mo entreremo pure là. Guarda com'è bello vedere la gabbia. Per questo fa tutto sto percorso. Avete visto che bello? Ti dice pure l'allerta. Pure il veicolo. Prima non era così. Bello. Tanto fra poco entreremo anche lì, entreremo, tranquilli. Voi non lo vedete, ma lì ci sono i volanti. Ci sono. Eccolo là, avete visto uno? Ma vediamo se vedete qualcuno volare. No. Basta, tu hai una brutta faccia. Mi sei antipatico. Vediamo qui, attenzione. Vedete, là ci sta. Sì, è un motore elettrico, va a 30 km al volo, Madonna quanto è veloce. Raga, a breve stiamo per arrivare, forse non l'avete capito, ma nel recinto dei Raptor. Quindi attenzione, recinto dei Raptor. E là vediamo altri dinosauri. Minaccia dinosauri. Io ho paura sempre quando si tratta di minaccia dinosauri. Perché speriamo che non è dedicato ai veicoli di tour. Anche se ho molta paura, a dire il vero. Avete visto com'è bello? Anche se mo ha finito il tour. Aspettate, aspettate. Voglio essere sicuro. Ancora e basta. Oh. Vabbè, è quello. Poi si placa quel cretino. Qualcuno per favore che lo toglie di. Lo fa dormire quello. Siamo bloccati in tutto ciò. Madonna. Oh, è buono. State buoni. Madonna, sono dei giganti. Avete visto? Madonna. La coda. Sparisci. Oh. Che è successo? Ah, ok. Recinto dei Raptor, raga. Recinto dei Raptor.
Occhio, raga, recinto dei Raptor. Mettiamola in questa prospettiva, dai. Così ho possibilità di vedere tutto. Eccoli che mangiano. Attenzione. Madonna, ecco là quel rapto, guardalo, sta davanti. No, oddio! Oh, sono incazzate, oh, sta buono. Blu è incazzato. Blu, sta buono, sta buona, sta buona. Gli altri dove sono? Io ho una paura pazzesca quando li vedo. Madonna, buono! Guardalo, guardalo! State buoni. Buoni. Oddio. Bastardo. No, guardali, guardali. Ci hanno bloccato. Oh, no. Buoni. Buoni, buoni, buoni. Vi voglio tanto bene. Vi prego, basta. Madonna. No, mi sono cagato. Guardalo, 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 guardalo. Bastardo. Avete visto? Figlia di puttana! Mi sono cagato sotto! Madonna, i velociraptor! Sì, ma vaffanculo, squadriglia! Mi ha fatto cagare sotto! Buono! Maronna! No, mai diamo i stegosauri! In tutto ciò un dinosauro è morto. Anzi, due infettati in tutto ciò. Ah, ecco l'altro veicolo, non lo trovavo. Ti prego, non farti menare da quella coda perché ti vedo molto male. Oddio, ti prego, non ci colpire con la coda perché sennò so cavoli. Ti voglio bene, ma non farci male, non ci fa... Madonna. Questi sono quelli più pericolosi, eh? Cerchiamo di scappare al più presto da qui. Madò, avete visto il Velociraptor? Porca miseria. Ha fatto venire l'ansia il Velociraptor? A me sì, sono fatto così, scusatemi. Ma oh, ma è bruttissimo vederlo con la telecamera in prima persona. Mamma mia. Ti fa un effetto brutto. Bene, scampato pericolo. Mo' abbiamo finito qui, finalmente, pure di notte. Poi. Fatemi vedere questi qua ammalati. Se vai a curare quello, va. Chi è l'altro infetto, mo'? Fatemi vedere chi è l'altro. Se, ok. Sono i qua, i cosi qua. Bene, ragazzi. Mi sono cagato sotto. Sì, attiva, sì. Blu, voi siete pericolosi con i veicoli. Ne vediamo qualcun altro? Tanto fra poco arrivano altri, fra poco. No, i Velociraptor non vogliono compagnia, niente da fare. Sono pericolosi comunque. Salute bassa per chi? Madonna, raga, uno. Mamma mia, ma chi è che è morto in tutto ciò? Non riesco a vedere. Ah, è morto lui, vabbè, pazienza. Ah, ma io avevo... Aspettate, fermi tutti. Qua io mi ricordo che c'è un cretino di un para da qualche parte che l'ho fatto addormentare. Oh, rientriamo nella cosa dei Raptor, dai, rientriamo nella cosa dei Raptor.
Ed è pure giorno. E dopo andiamo a vedere i pterodoni e finiamo qua la registrazione perché è stato troppo bello. Dai, rivediamolo in questa prospettiva. Ehi là, ciao signorina, mo sei più carina. Sì, epidemia sotto controllo, un dinosauro morto, tranquilli. Guardi, io i raptor, eccoli, guardali come corrono, guarda come corrono, sono incazzatissimi. Ci attaccheranno secondo tu? Secondo me sì, però non si sa mai. Se ne avete pure due belle ragazze. Se tutto va bene non dovremmo avere paura. Non ci dovremmo attaccare se tutto va bene. Se tutto va bene ci dovremmo lasciare in pace. Solo che io non li vedo. Raga, io non li vedo. E non mi piace quando non li vedo, eh. Ma non è che stanno dietro di noi. Oh, siete tutti ragazzi, oh. Proprio a rischio, eh. L'estinzione di massa proprio fra poco. Oh, i velociraptor non li vedo più. Si sono tranquillizzati. Forse perché sono tutte femmine e quindi sono tutti tranquilli per questo? Madò che faccia, oh, buona, sta lontano. Ah, eccoli infatti. Per fortuna, scampato pericolo. Bene, è ora di fare una coscia bella. Eccoli qua. Oh, ora esaminiamoli meglio. Guardate com'è bello. Vedete il muso come ha degli è più diverso da versione Jurassic World. Zitti, zitti, aspettate, aspettate. Modella camera. Eccoli qua. Eccoli qua, guardate, posso vederlo da così. Vedete il muso? Qui è più basso, qui è più in alto. Vedete guardate, qui è più in alto, qua un po' più basso. Il muso è più a punta, qui è schiacciato. E poi abbiamo loro, che sono di Jurassic Park. E guardate qua, non ha proprio manco il riferimento. Come posso dire? La cosa sporgente, insomma. Già è un altro modello. Qua parlano, comunicano, bellissimi tutte e quattro. Oh, buono. Ecco, guardate anche da qua si nota. Guarda come sono belli tutti e due. Si dovrebbe vedere in prospettive immagini tagliate per. Ecco, eccolo qua, guardate, guarda come è in alto, qui no. Guardate com'è diverso, mamma mia, poi è bello l'occhio, mamma mia. No, è una figata. Poi è bellissimo, tra loro due che sono degli emblemi, tra Jurassic Park 3 che è la femmina che comandava gli altri, Blue che comanda una squadra e loro due che sono di Jurassic Park classici, 1 e 2, di cui si basa solo sulla difesa di skin, ma è una figata perché lui è stato usato praticamente in tutti i vecchi videogiochi di Jurassic Park, andate a cercare. Poi c'era lui che era alternativo, lo usavano poche volte. E poi hanno usato lui, anzi lei, in Jurassic Park Operation Genesis. Bene, dopo tutto ciò, andiamo a vedere finalmente i pterodonti. Vedi il pterodonte? No, vedo, in senso, eccolo qui. Mamma mia, ragazzi! Hanno fatto guarda, ripeto, hanno fatto una figata. E la cosa bella è che io posso fare direttamente così. Aspettate. Mostra panoramica. Dai, raga, è uno spettacolo. Dai. Andiamo e esaminiamo tutte le telecamere, eccole qua, pure con le skin diverse. Ovviamente ci sarà un'alternanza di
versione Jurassic Park e Jurassic World. Eccolo qua, questo ancora, questo è il 3. Vedete come vola poi. Come sono belli. Ecco, questa è un'altra skin. Poi ci sta una skin dedicata che è bellissima, se la trovo ve lo faccio vedere. Qua è quando tu lo crei. Però voglio farvi vedere un pterodonte particolare. Dovrebbe essere lui. Sì, eccolo, lui. Mo, perché è particolare questo qui? Perché questo qui richiama un video, un giocattolo di Jurassic Park, Vecotor distrutto. Distrutto. Da cosa? Da chi? Quando? Perché? Boni? No! Non dirmi che... Pezzo di merda! No! Vabbè, basta, fermiamola qui. Merita tutto, merita tutto. No, vabbè, ma cosa? Ah, questo giustamente c'è stanno. Madonna! No, ma dai! Fa una brutta fine ha fatto, Madonna. Madonna, che brutta fine. No, no, aspettate, no, oddio, 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 oddio. Ecco cosa succede se porti la tua famiglia a vedere i Velociraptor. Va bene, va bene. Questo, guarda come scappa. Questo credo che prima o poi cercherà di scappare in qualche modo. Ah, Madonna, l'ha vista malissimo. Bene, raga, credete che la lasciamo qui la situazione, che è leggermente drastica? Molto drastica. E come faccio? Arresto d'emergenza, ok. Ma in tutto ciò come facciamo a... Vediamo un po' se si può riparare il danno. No, non si può, vediamo così. Ah, si può. Ah, non lo sapevo, vediamo un po' come funziona. Guardalo, 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 guardalo. Ah, pure Madonna, è entrato pure la faccia dentro, cioè del tipo Elo there. Basta, sei pericoloso. Ah, è stato riparato e si è portato poi via per sicuro. Ah, ora si spiegherebbe tutto. Figo. Madonna, no, comunque è una figata. Ok, raga, basta così. Abbiamo finito tutto. Ah, quello era là, ecco per dove era finito quella bastardello. Bene, abbiamo finito tutto e posso dire che qui io vi saluto. È morto un brachiosauro in tutto ciò. E vi saluto qui Delta 28 al prossimo video. Vi saluto il T-Rex tra le gabbie, nella gabbia. Qui Delta 28. Passo e chiudo.